La maggior parte delle foto che vedrete nel video sono state interamente scattate dai The Zeros. Se vi dicessi pensate ad una magnifica città di origine etrusca, che ancora oggi è tutta da scoprire, quale vi verrebbe in mente? Noi collochiamo tale pensiero ad una città discussa per la sua misteriosa bellezza, per i miti, le leggende e soprattutto per il suo passato. Stiamo parlando della città di Volterra. Oltre alle misteriose vicende legate alla città e al suo memorato passato, essa è una città ricca di monasteri, oratori, cappelle, chiese, porte e palazzi. Oggi non parleremo della sua magnificenza storica e delle sue architetture, ma del famoso e rinomato ospedale psichiatrico, comunemente chiamato Manicomio di Volterra. Questa struttura nacque nel 1887, situata nel borgo di San Lazzaro e avente come scopo il ricovero di malati mentali. Dal 1978, in seguito alla legge numero 180, l'ospedale è in stato di abbandono. L'ospedale psichiatrico nasce in seguito all'istituzione di un ospizio di mendicità per i poveri del comune, riconosciuto ente morale il 5 giugno 1884. Pertanto in quegli anni la provincia di Pisa mandava circa 500 malati di mente all'ospedale di San Niccolò di Siena e quindi fu costretta ad aumentare la retta giornaliera a 1,50 lire per diminuire il tasso di ricoverati. Il prefetto di Pisa si adoperò per farla ridurre offrendo una retta di 1 lira, ma fu inutile, finché Aurelio Caioli, divenuto nel 1887 presidente della Congregazione di Carità di Volterra, accettò l'offerta e fece una convenzione con la provincia con conseguente trasferimento dei primi 30 malati di mente da Siena a San Girolamo. Nel 1889 Caioli trasferì la sezione anziani dal convento di San Girolamo all'attuale ospizio di Santa Chiara, poiché anche qui i ricoverati dementi aumentavano di anno in anno. Nel 1890 la congregazione dovette affittare la villa di Papignano, nelle vicinanze del convento, per ospitarli. Nel 1897 la sezione dementi cambiò il nome in Asilo Dementi. Nello stesso anno i ricoverati erano saliti a 75. Già nel 1896 Caioli aveva incaricato l'ingegner Filippo Allegri di predisporre il progetto per un vero e proprio manicomio, pensando ad un istituto convenzionato non solo con la provincia di Pisa, ma anche con quelle limitrofe. Tra il 1896 e il 1897 fece costruire, appunto, un padiglione capace di oltre 200 posti letto. Si tratta del Kraft Ebing, successivamente denominato Scabbia. La nuova struttura permise l'aumento della popolazione dell'asilo dementi, dai 130 del 1898 ai 282 del 1900. L'anno successivo le presenze diminuirono a 156 a causa del mancato accordo con l'amministrazione di Pisa, che riteneva inopportuno costruire il manicomio lontano dal capoluogo e dalla sede dell'università. L'opposizione pisana fu dettata inoltre anche dalla volontà di far nascere un manicomio nella Certosa di Calci, zona limitrofa al capoluogo. Ciò indusse l'allora direttore dell'asilo dementi, Giannelli, psichiatra romano, a rinunciare all'incarico. Tale incarico fu affidato a Luigi Scabbia, nominato per concorso direttore dell'asilo dementi di Volterra. Scabbia cercò di stipulare nuove convenzioni ed iniziò a stipulare trattative con le varie città d'Italia e soprattutto con la provincia di Porto Maurizio per trasferire i malati dai vari manicomi dove erano custoditi a quello di Volterra. L'accordo andò a buon fine con gli ospedali di Como e quindi i malati furono trasferiti con un treno speciale da quest'ultimo a Volterra. Dal 1902 al 1910 circa il 22% delle ammissioni proveniva da Porto Maurizio. Nel 1931 i malati provenivano dalle province di Pisa, Livorno, La Spezia, Savona, Imperia e dalle altre province di Viterbo, Nuoro, Rieti e in parte anche dalla provincia di Roma. Le presenze medie giornaliere passarono dalle 150 del 1900 alle 750 del 1910.
per arrivare alle 2621 nel 1930 e al loro massimo di 4794 nel 1939. L'aumento dei ricoverati rese e comportò necessaria la costruzione di nuovi padiglioni per gestire l'accoglienza. I terreni su cui dovevano essere costruiti i padiglioni dovevano rispondere alle esigenze di illuminazione ed areazione, che prevedevano le terapie sostenute da scabbia e far apparire tutto come se fosse un piccolo villaggio, con anche delle stradicciole. Queste strade sono tuttora in uso, sebbene non fossero progettate per essere percorse dalle auto. Tra il 1902 e il 1909 Scabbia incaricò l'ingegnere Filippo Allegri di redigere un piano sviluppo edilizio. I padiglioni venivano battezzati con i nomi dei più celebri studiosi ed ellenisti del tempo e tutt'oggi sono conosciuti come Verga, oggi sede del poliambulatorio dell'ospedale civile, la Villa Falconcini, che fu trasformata in padiglione Kraepelin. Venne ampliato il padiglione Kraft Ebing, costruito nel 1896 ed intitolato Luigi Scabbia. E dal 1926 al 1935 vennero portati al termine i padiglioni Carcò e Ferri. Tuttavia, il manicomio era dotato di un proprio acquedotto, di un impianto di illuminazione a gas di benzina con un generatore di gas interno all'istituto, sostituito nel 1910 dall'energia elettrica, fognature, arredi urbani, rotonde e persino giardinetti. Nel maggio 1934 fu modificato lo statuto interno dell'istituto per abbassare l'età di pensionamento da 70 a 60 anni e di conseguenza Scabbia venne messo d'autorità in pensione e sfrattato dalla villa di San Lazzaro, da sempre residenza del direttore dell'ospedale psichiatrico. Dopo pochi mesi, il 20 ottobre 1934, Scabbia morì in seguito ad una crisi cardiaca all'interno di una camera dell'albergo Etruria nel centro di Volterra. Scabbia volle essere sepolto nel settore del cimitero nel quale si seppellivano i poveri dementi non reclamati dalle famiglie. Un uomo progressista, umile e allo stesso tempo audace e lungimirante. Cosa ne pensate? Ma oltre alla costruzione edile dell'edificio, Scabbia contribuì in modo originale anche alla costruzione di piccoli negozi all'interno della struttura e alle pratiche di ergoterapia e non restraint. L'ergoterapia, ossia terapia del lavoro, prevedeva lo svolgimento di un'attività pratica da parte del malato in vista della guarigione o perlomeno di una stabilizzazione della malattia. La terapia del non restraint prevedeva la limitazione dei mezzi di contenzione fisica del malato. Egli voleva sviluppare il concetto di villaggio autonomo, dove l'ammalato non doveva sentirsi rinchiuso fra quattro mura, ma come in una grande famiglia, libero di girare nei pressi dell'ospedale e nella campagna circostante. Ciò nonostante, fece costruire all'interno dell'ospedale una falegnameria, un panificio, una lavanderia, un'officina elettrica, una calzoleria, botteghe di stagni e fabbri, vetrai, addirittura una fornace per la fabbricazione dei mattoni da utilizzare nei padiglioni da costruire, nei quali gli ammalati lavoravano. Nel 1933 venne addirittura istituita una moneta ad uso esclusivo dei ricoverati lavoratori, per gli acquisti presso l'ospedale psichiatrico. Di tale moneta furono fabbricati all'incirca 70.988 esemplari, incisi da Marinelli e furono coniati dalla casa di Benvenuto Cellini a Firenze. L'ergoterapia aveva alimentato un'attività notevole di consistenza sul piano economico e produttivo, però non era privo di ambiguità, visto che rischiava di tradursi in uno sfruttamento sistematico della forza lavoro fornita dai ricoverati. Non a caso, una delle critiche spesso rivolte a Scabbia era la spregiudicatezza e una sorta di imprenditorialità dell'assistenza psichiatrica e che egli segnava un forte guadagno personale. Ma secondo egli e le varie finanze, grazie al lavoro dei ricoverati, si poteva applicare una sorta di politica di alleanze basata sul mantenimento di una retta giornaliera inferiore a quella degli altri istituti del tempo. In un certo senso, i malati si autofinanziavano. Scabbia risponde però alle critiche che lo accusano di imprenditorialità, affermando che l'organizzazione del lavoro ha uno scopo strettamente medico e solo il medico psichiatra è capace di organizzare il lavoro e deciderne gli orari, e comunque il lavoro produttivo dei malati era retribuito.
Difatti, essi disponevano di un proprio conto corrente che potevano utilizzare due volte a settimana per il prelievo, per spendere i soldi guadagnati nei negozi cittadini. L'obiettivo, inoltre, era quello di preparare il malato all'inserimento, quando possibile, nella società. Cosa ne pensate voi di questo progetto ideato da Scabbia? Egli è un filantropo? Uno sfruttatore? Dopo la morte di Scabbia, il successo economico dell'ospedale si rovesciò esponenzialmente, a causa delle guerre e delle leggi adottate, in modo da rompere la rigidità istituita in passato. Pertanto, furono creati 5 comitati con finalità differenti nella gestione delle attività socioculturali del manicomio e dei malati, ma tali vennero completamente smantellati. Di lì a poco, l'ospedale venne accentuato da una sorta di lotta interna per la propria gestione, finché non venne applicata la legge numero 180. Ma oltre ad essa, i misteri sono altri, poiché i pazienti scrivevano delle lettere ai propri familiari durante la loro degenza in ospedale, ma non venivano considerate da parte dei medici e venivano semplicemente raccolte nelle cartelle cliniche. Nel 1978 vennero raccolte e pubblicate nel libro Corrispondenza Negata, epistolario contenente tutte le lettere originali ed integrali. Queste lettere erano prive di senso per noi sani di mente, ma per i malati esse erano ricche di significato, un significato nascosto che nessuno riesce tuttora a decifrare. Le lettere non fecero tanto scalpore quanto il caso NOF 4. Quest'ultimo era lo pseudonimo usato da un malato, il cui nome era Oreste Fernando Nannetti. Egli ebbe un'infanzia triste, non solo perché non ha mai conosciuto il padre, ma perché per tutto il resto della sua vita cambiava sempre ospedali, finché nel 1958 fu trasferito a Volterra. Durante la sua permanenza, Nannetti scrisse un gran numero di lettere e cartoline, comprendenti 1700 pagine, apparenti immaginari, firmandosi con le sigle NANOF, NOF o NOF 4, e definendosi astronautico ingegnere minerario, colonnello astrale, scassinatore nucleare o Nannettaicus Mechanicus, santo della cellula fotoelettrica. La sigla NOF venne da lui stesso risolta, di volta in volta, come Nannetti Oreste Ferdinando, o Nucleare Orientale Francese, o ancora Nazioni Orientali Francesi, mentre il 4 costituiva il riferimento alla matricola che aveva ricevuto all'entrata della struttura. Le lettere furono solo l'inizio, poiché incise due serie di graffiti sugli intonaci del complesso, utilizzando le fibbie della cintura che facevano parte della divisa degli internati. La prima era lunga 180 metri e alto in media 2 e percorreva tutto intorno il padiglione dell'istituto. L'altra, lunga 102 metri e alto in media 20 centimetri, occupava il passamano in cemento di una scala. I due cicli erano organizzati come una sorta di racconto per immagini. Immagini strane, che forse raccontavano la sua vita, le sue visioni, delle esperienze fantascientifiche che egli immaginava, ed inoltre egli affermava di poter comunicare telepaticamente con alieni, definendoli alti, magri, di un colore verdognolo e con un naso ad Y. Tuttavia, narrava della conquista di mondi sconosciuti e terribili guerre combattute con armi altamente tecnologiche. Nel racconto, inoltre, si intrecciano magie alchemiche e selve di tralicci metallici e antenne. Nel corso degli anni ad oggi furono dedicate molte tematiche a Nannetti, come per esempio libri, documentari, e addirittura le sue incisioni furono fotografate per la sua macabra bellezza e sono considerate tuttora un raro ed importante esempio di art brut. Possiamo considerare NOF 4 un vero e proprio filosofo di vita, poiché nonostante i suoi problemi mentali e familiari, non ha mai smesso di sorridere e giocare, semplicemente creandosi mondi immaginari e sfuggendo dall'amara realtà che lo circondava. Per voi, invece, egli era un semplice malato mentale? O credete dicesse una piccola verità nelle sue assurdità? Cosa stanno a significare le sue incisioni e le sue lettere? Ebbene sì, l'ex ospedale psichiatrico di Volterra è un luogo ricco di storia, un luogo che crea suggestione, paura, pazzia, tremore, solitudine e tanta malinconia. Un macabro saluto dai De Zeros.